La Trattoria Pizzeria Il Sole ti aspetta a Rimini, in via Santa Aquilina numero 34, telefono 0541 75 63 96. Mister Malagutti, un Sasso Marconi ambizioso, riesce ad imporsi qui a Coriano per 2-0? Ma credo che sia stata una bella partita. Per me il Coriano è un'ottima squadra, fatta di ottime individualità. Mi sembra una squadra ben attrezzata per fare un bellissimo campionato. Secondo me oggi è stata una partita abbastanza vivace, divertente, con molte occasioni da gol, se si può dire. E abbiamo vinto, secondo me siamo stati bravi a portare a casa questa vittoria. Primi 20-25 minuti abbiamo largamente tenuto il possesso del pallone, abbiamo avuto 3-4 occasioni importanti, nonostante loro abbiano preso un palo su calcio da fermo, su un calcio d'angolo. Quindi loro hanno avuto un'ottima occasione su calcio d'angolo, però noi siamo arrivati al tiro in condizioni anche uno contro il portiere un paio di volte, dove il loro portiere è stato abbastanza bravo, secondo me. Una su Geroni soprattutto, dove è stato molto bravo. Poi l'abbiamo sbloccata su una palla da fermo, comunque avevamo già battuto 6-7 calci d'angolo, insomma il rischio in queste categorie qua, come in tutte le categorie, è di fare gol su calci da fermo. Abbiamo avuto la fortuna di sbloccarlo e lì dopo la partita è un po' cambiata. Il secondo tempo loro sono entrati molto affamati per provare a pareggiare la partita, noi siamo un po' calati, un po' fisicamente, invece fatti due cambi, secondo me ci siamo riallineati, infatti i due cambi che abbiamo fatto quasi subito ci hanno portato a fare il gol del 2-0 e in contropiede potevamo fare anche il 3-0, potevamo chiuderla un po' prima, però insomma bel risultato. Mister, una vittoria che rinforza le ambizioni della sua squadra? La società ha fatto una squadra importante per provare ad arrivare nelle prime posizioni, il campionato sarà difficile, ci sono squadre forti. Ce la giocheremo in tutti i campi e questo è un campo ostico, quindi siamo molto contenti.